messe in serie. E questo è un punto fondamentale. E uno dice, siamo tutti bravi finché non ci innamoriamo, ma il fatto che noi dobbiamo imparare a gestire il processo di innamoramento, perché già dire siamo tutti bravi finché non ci innamoriamo, vuol dire che tu parti dal presupposto, un saluto anche a Wormall. Parti dal presupposto che tu non sai gestire questo processo e quindi parti dal presupposto che l'innamoramento è un qualcosa che ti piove dal cielo. Parti dal presupposto che Cupido ti tira una freccia e tu ti innamori perché Cupido ti ha tirato la freccia. In realtà non funziona in questo modo. Dovete smettere di essere codardi, perché sennò sarete solo Margascione perdenti. Dovete assolutamente smettere di avere paura e l'unico modo per smettere di avere paura è quello di affrontare le proprie paure, perché il coraggio non vuol dire non avere paura, vuol dire che io affronto la paura, vuol dire che io, nonostante tutto, vado avanti, vuol dire che io, nonostante tutto, agisco e l'innamoramento devo gestirlo, perché se non gestisco l'innamoramento, sarà l'innamoramento a gestire me. Questa è la prima cosa. E è fondamentale capire questo. Noi siamo autosabotati, quindi se tu vuoi far innamorare un uomo o una donna, tieni presente che gli uomini si innamorano naturalmente delle donne che dimostrano irriverenza nei loro confronti. Ma vale anche per le donne. Le donne si innamorano degli uomini che dimostrano irriverenza nei loro confronti, che dimostrano disinteresse nei loro confronti. Disinteresse, non disinteresse, diciamo in generale, ma che dimostrano, come dire, io sono io e prima di tutto vengo io. Poi, se tu ti allinei alle mie esigenze, bene, ma io posso vivere tranquillamente senza di te. Se tu mi rifiuti, me ne frega un cavolo. Cioè, come dire, sei un pezzo intercambiabile, sei un miserabile ingranaggio che può essere sostituito con qualunque altra cosa. Questo è il pensiero che devi avere. Certo è che noi spesso idealizziamo, no? Quando non riusciamo a mettere in atto dei meccanismi difensivi, spesso idealizziamo. Idealizziamo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente iniziamo a pensare delle cose che in realtà non sono così come sono. Quando idealizziamo, andiamo a creare una realtà deformata, no? Andiamo a dare valore a persone che non ce l'hanno, ci mettiamo del nostro. E qua l'ho già detto diverse volte, ma lo ripeto perché repetita iuvant, amor che nulla amato, amar perdona, non funziona, non funziona, non c'è un cazzo da fare, non funziona. Tu puoi amare 500.000 volte una persona e questa non ti amerà, questa, se ne fregherà. Se ne fregherà di te e questo devi tenerlo presente. E purtroppo è un fatto, diciamo, è un fatto fondamentale da tenere presente. Ecco, quindi, prima cosa, evita di essere codardo o codarda. Le tue paure, un saluto anche a Vindreams. Le tue paure devono essere essenzialmente delle supposte. E tu dove te le metti di solito le supposte? Ecco, dove ti metti la supposta ti devi infilare anche le tue paure, perché le tue paure sono soltanto delle supposte, punto e basta. E questo cambierà drasticamente il tuo modo di agire, perché le nostre azioni, cioè le cose che facciamo, sono determinate dai nostri pensieri. Se io ho un pensiero, questo pensiero mi determina un'azione, mi determina una credenza che si autoavvera. Invece noi dobbiamo basarci sulle nostre sensazioni. È fondamentale basarsi sulle nostre sensazioni. Questo credo che sia un punto basilare, un qualcosa che devi tenere assolutamente. Devi prendere assolutamente devi avere veramente un'attenzione a questa cosa, è fondamentale questo. Ovviamente devi essere una persona che, come dire, da un certo punto di vista, sa quello che vuole e ha i suoi obiettivi, no? Perché i miei obiettivi di vita non devono essere relegati, diciamo, e sottoposti
al giudizio di altre persone. Il giudizio di altre persone è il giudizio di altre persone. Una persona può giudicarmi bene, una persona può giudicarmi male, ma io fondamentalmente me devo sbattere i coglioni. Perché se non me ne sbatti i coglioni e se credo a tutti i giudizi che le persone fanno di me, i giudizi che le persone esprimono su di me sono essenzialmente un problema loro, non sono un problema mio. Ognuno di noi deve rapportarsi fondamentalmente con se stesso. Questa è la cosa fondamentale. Salutiamo Alessio e salutiamo anche Vin. Quindi questo è un punto da tenere presente, un punto fondamentale. La seconda cosa che ti impedisce di conquistare, che dovresti in qualche modo razionalizzare e superare, perché è fondamentale per diventare, un saluto anche a Roxy, è fondamentale per diventare una persona migliore, è fondamentale per diventare una persona con più capacità di seduzione, è allora... Qualunque persona deve guadagnarsi la tua priorità, perché il grave errore è dare a una persona la sua priorità, dare la priorità indipendentemente dal suo comportamento H24, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Io non dico che se con una persona ti trovi bene e si instaura un buon rapporto, tu non devi dare la priorità. Ma la priorità va guadagnata, è come i bambini piccoli, no? Se un bambino piccolo ti chiede la PlayStation 1 e tu gli compri, il piccolo, un ragazzo, chi cazzo è, insomma qualcuno, gli compri la PlayStation 1, adesso saranno alla 25, non lo so, comunque, e senza mettergli un vincolo, senza mettergli una condizione, questo non gli darà valore, ci giocherà per un po' e poi la lascerà andare. Ti chiederà la PlayStation 2, 3, 4, 5, 6, 27 e tu cosa farai? Avrai speso un sacco di soldi perché gli hai comprato 27 PlayStation e sarà comunque una persona insoddisfatta perché non hai saputo mettere i giusti vincoli, non hai saputo mettere un giusto scambio. Vuoi la PlayStation 1? Mi porti una bella pagella, per dire, no? Questo vale anche nell'educazione dei bambini, ma vale anche nell'interazione con le persone. Se tu non mi dai nulla, ma perché io non mi dai attenzioni, non mi dai, come dire, mi porti al parcheggio del cimitero, non mi dai nulla, e perché io devo dare a te H24 idealizzandoti e creando un vitello d'oro? Ecco, questo è un qualcosa. Quindi, una eccessiva disponibilità nei confronti di una persona è sempre e comunque un qualcosa di sbagliato. Dobbiamo, diciamo, ovviamente verificare che le cose vadano nel modo giusto fondamentalmente. Quindi questo è fondamentale. È fondamentale perché noi dobbiamo avere la possibilità di dare valore a noi stessi fondamentalmente in primis, no? Quindi è una misura, diciamo così, preventiva da un certo punto di vista, no? Preveniamo che le cose vadano in versi sbagliati, che le cose vadano a ramengo, che le cose vadano male. E poi un'altra cosa molto importante, questa va fatta nel modo giusto, è un po' la gestione degli antagonisti fondamentalmente, perché qua è importante capire le persone che hai davanti, no? Gli antagonisti vanno utilizzati nel modo giusto, perché ci sono fondamentalmente due tipologie di persone, quelle che hanno vissuto, diciamo così, un conflitto. Diciamo che la gestione dell'antagonista è insita nell'imprinting. L'imprinting è quell'impronta che ognuno di noi vive in età, diciamo, come possiamo dire, infantile, talvolta adolescenziale, che però lascia un segno e ci portiamo dietro nel tempo. Quindi imparare a gestire gli antagonisti dipende un po' da come le persone hanno vissuto questo loro imprinting, questa interazione con le prime figure familiari. Nel frattempo però ovviamente iscriviti al canale. Se vuoi fare una donazione al canale basta che vai sotto il video, anche un caffè ben accetto, clicchi sul tastino super grazie, oppure clicchi sul dollarino, oppure se vuoi entrare in chat ti abboni, tanto costa niente l'abbonamento,
E a prova di barboni puoi tranquillamente entrare in chat con un piccolo abbonamento. Oppure ti do un altro suggerimento, iscriviti comunque a questo nuovo canale, che è il canale, gratuitamente ovviamente, il canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco, che ti porterà dei grandi benefici, perché ho fatto diversi video, per ora non tanti, ma cresceranno, aumenteranno, diventeranno grossi queste cose, quindi porteranno dei risultati, direi, interessanti. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Stavo dicendo, come possiamo gestire gli antagonisti? Dobbiamo capire la persona che abbiamo davanti, dobbiamo capire che tipo di imprinting ha vissuto. Intanto la prima informazione che devi capire di una persona è, ovviamente, se questa è maschio o femmina, e qua ci puoi arrivare a capirlo. Perché, ripeto, queste strategie di seduzione funzionano con i maschi e funzionano con le femmine, vanno utilizzate nel modo corretto. Una volta che tu hai capito se la persona è maschio o femmina, perché oramai oggi non si può neanche più dire, no, differenziare maschio o femmina, perché dice, ah, hai differenziato maschio o femmina, ma ci sono tutti transgender, ci sono tutte queste persone, queste vie di mezzo, e quindi bisogna fare attenzione, no? A differenziare, però diciamo, supponendo, come dice Viola, di riuscire a differenziare tra maschio e femmina, una volta che hai fatto questa differenziazione devi capire se la persona ha vissuto un tradimento dal genitore omologo al suo sesso o ha vissuto un tradimento dal genitore eterologo al suo sesso. Cioè, se sono maschio, il genitore omologo è mio padre e quell'eterologo è mia madre. Se sono femmina, quello omologo è mia madre, quello eterologo è mio padre. Quindi questo perché il traditore, tra virgolette, se io sono maschio e mi ha tradito mio padre, diciamo che vedrò, come dire, un antagonista legato più che altro alla figura. Il traditore, diciamo, la persona sfuggente sarà quella del sesso opposto, quindi io devo andare a cogliere questa cosa. E poi è anche molto importante capire qual è il primo conflitto fondamentalmente, perché, come dire, il traditore mi fa vivere la competizione, quindi l'ho già spiegato in altri video, se io vivo una competizione con i maschi, e di che donna mi innamorerò? Mi innamorerò di una donna che sarà interesse di un altro uomo. Cioè, mi interesserà questa donna non tanto per com'è lei, ma perché attraverso di lei io potrò sconfiggere l'antagonista. Cioè potrò sconfiggere il rivale, chiamiamolo così, che poi antagonista forse non è neanche il termine giusto, potrò sconfiggere quella persona con cui vivo la competizione. Ed è molto importante questo. Oh, Piazza Savonarola, bene, grande fan, ho rimorchiato un botto. Tu quando hai rimorchiato in vita tua, volevo chiederti tu quanto hai rimorchiato in vita tua, se ricordi il numero. Non ho rimorchiato niente, io oramai sono sono ricordi di gioventù, io parlo, caro Savonarola, parlo per, oramai io sono come i calzolai che vanno in giro con le scarpe rotte, un'età in cui, che devo rimorchiare? Da giovane diciamo che mi sono dato da fare, ma parliamo oramai di 20 anni fa. Comunque, andiamo avanti con il discorso, almeno 20 anni, 20, se non 25 anni fa, oramai siamo messi ma. Ormai, come dire, sono arrivato al punto, ciao Roberto, sono arrivato al punto, come si può dire, di quello che non potendo dare il cattivo esempio, do buoni consigli. Sono come, diciamo, quelle cose lì, no? Non potendo dare buoni esempi, il cattivo esempio, do buoni consigli. Una cinquantina almeno, sì, esatto, almeno una cinquantina di anni fa, ai tempi di Napoleone, ricordo che rimorchiavo, anzi ho avuto uno sgamo con la Giuseppina, la moglie di Napoleone,
Va bene, andiamo avanti. Comunque, grazie Savonarola. Piazza Savonarola, anzi. Allora, prendiamo come esempio questo. Se noi, quindi, dobbiamo capire, ecco, se invece, praticamente, abbiamo a che fare. Ciao Roberto, grande Roberto, salutiamo il nostro Roberto da Sydney, ben da Sydney, Roberto da Sydney. Se noi invece abbiamo a che fare con io sono maschio e ho vissuto il tradimento a suo tempo da parte di mia madre, mi innamorerò di donne che mi tradiscono, cioè che mi tradiscono, che non sono disponibili nei miei confronti. L'antagonista deve essere la persona stessa, cioè sarò competitivo verso le donne. Questo è il meccanismo interessante perché. Se una persona ti tradisce, se una persona ti tradisce, che cosa ti genera in te? Genera un desiderio di revenge, di rivendicazione, quindi genera una competizione. Quindi noi diventiamo competitivi con le persone che in qualche modo ci tradiscono, perché vogliamo il riscatto. E quindi se ad esempio in passato, nell'infanzia, nell'adolescenza, ho percepito un tradimento. Tradimento del genitore cosa vuol dire? Vuol dire che il genitore ha tradito le mie aspettative. Ad esempio, io mi coinvolgerò con donne che si presenteranno poco disponibili nei miei confronti, fondamentalmente, sfuggenti, traditrici. Non me ne fregherà tanto dell'antagonista. Cioè, se c'è un uomo che se ne corteggia o meno non mi interessa, ma se c'è una donna che lei mi sfugge, cioè un oggetto di desiderio sfuggente, mi coinvolgerò su un oggetto di desiderio sfuggente. Quindi questa è un'informazione basilare, no? Fondamentale da cogliere. È un'informazione fondamentale da cogliere, cioè devo capire, ma la persona che mi interessa. Da chi ha vissuto a suo tempo il tradimento? Dal genitore dello stesso sesso o dal genitore di sesso opposto? Da chi ha vissuto il tradimento? Questa è la domanda da porci, anzi, è la domanda da sottoporci. Quindi voi potete, la domanda da sottoporci questa. Non è neanche una domanda da porci, è una domanda da sottoporci, quindi è una domanda adatta a voi. Quindi è una domanda da sottoporci. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi bisogna capire. Sì, non è neanche una domanda da porci, Roberto, è una domanda da sottoporci. Non è neanche una domanda da porci, è una domanda da sottoporci. E quindi bisogna imparare a fare. Fatevi questa domanda da sottoporci. Fatevi questa domanda da sottoporci. E nel frattempo iscrivetevi al canale e ovviamente attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. E ovviamente. Seguitemi su tutti i miei canali YouTube e iscrivetevi al nuovo canale e fatevi l'abbonamento per entrare in chat. Fate l'abbonamento per entrare in chat, tanto costa 1 euro, è prova di barbone, potete farlo anche voi. Ecco, quindi ad questo punto risulterebbe la domanda: come fare a capire se questo tradimento è stato vissuto da un genitore o dal genitore di sesso opposto? Cioè, perché questa è la domanda poi chiave. È la domanda chiave, perché senza queste non diciamo, se non trovate la chiave, un po' come dire Machiavelli, se non trovate la chiave, è difficile poi riuscire a capire come agire, perché si può sbagliare. Io magari incontro, che ne so, una donna che ha vissuto il tradimento da parte del padre e io le metto un'altra antagonista donna e non le fa nessun effetto praticamente. Non le fa nessun effetto. Se invece io mi comporto come sfuggente, beh, ai suoi occhi sarò molto più
come dire, penetrante, riuscirò a essere molto più coinvolgente, riuscirò a essere molto più, come possiamo dire, vinculante. Perché qua è fondamentale anche questa cosa qua. Chi vincula seduce, chi viene vinculato è sedotto. E voi cosa preferite nella vostra vita? Vinculare o essere vinculati? E questa è una domanda da porci, o un'altra domanda da sottoporci, se preferite vinculare o essere vinculati. Perché chi gestisce il vincolo seduce, chi subisce il vincolo viene sedotto. Ora, che cos'è sto vincolo? Beh, sono le condizioni che noi possiamo andare a mettere, ognuno di noi ha delle condizioni che deve in qualche modo mettere e quindi è importante capire. Ora, come faccio a capire se questa persona appartiene a una tipologia o all'altra? Beh, ci sono tutta una serie di comportamenti che noi possiamo analizzare, perché ricordiamoci sempre che la comunicazione, secondo degli studi, passa soltanto al 7% per la parte verbale della comunicazione, ma al 93% è tutta non verbale o paraverbale. La parte non verbale comprende diverse cose. La parte non verbale comprende la paralinguistica, cioè la gestione, il timbro della voce, i tratti sopra e sotto segamentali della voce. La paralinguistica sono i tratti sopra e sotto segamentali della voce. E poi abbiamo la paralinguistica, che è la gestione appunto dei tratti sopra e sotto segamentali. Poi abbiamo il contatto fisico, cioè la cinestesica, entrare o meno in contatto. Una persona ti tocca, ma in che modo ti tocca questa persona? Perché dal modo in cui questa persona ti tocca, tu riesci a capire anche parecchie cose. Ad esempio anche dalla stretta di mano riesci a capire parecchie cose. E poi abbiamo, diciamo, la cinesica. La cinesica è la gestualità, è la mimica. Come gesticola questa persona? Attraverso il modo in cui gesticola questa persona io riesco a capire, ad esempio, molto su questa persona. Perché non è che i gesti li facciamo a muzzo tanto perché non sappiamo cosa fare, no? Quindi poi abbiamo, come dice giustamente Wim Dreams, la prossemica. La prossemica è la gestione delle vicinanze e degli allontanamenti. Ad esempio, se io mi avvicino a una persona, parlando così, facendo finta di niente, questa persona come reagisce al mio avvicinamento? Si allontana, resta nella posizione stabile o addirittura si avvicina? Perché a seconda del tipo di risposta che mi dà, io posso cogliere delle informazioni che mi sono molto utili per capire che tipo di imprinting questa persona ha voluto. Poi ci sono quelli che dicono, ti fanno domande del tipo: è difficile sedurre secondo te, Massimo? Se tu credi che sia difficile, è difficile. Per me è facilissimo. Infatti io dico sempre: non è tanto difficile sedurre, quanto può essere più difficile trovare la persona giusta da sedurre. Perché è ovvio, anche qua, se voi dovete cercare la persona giusta da sedurre, dovete recarvi nel luogo giusto. Questo è un punto fondamentale. Se voi volete sedurre un uomo di classe, un uomo di qualità, e poi frequentate Ciccio Giro Pizza 5 euro, frequentate la palestra da Peppino Solleva la Ghisa, andate nella Balera Ciolanca Sbilenca, oppure andate da Peppino il Bibitaro, è ovvio che in questi luoghi l'uomo di classe o la donna di classe tu non la trovi. Certo, vai nella discoteca Ciolanca Sbilenca e speri di trovare, lì troverai chi troverai, se sei maschio troverai le tardone, malgascione, leopardate, oh, di nuovo Savonarola, da fidanzato di chieda, 21 anni, secondo te è meglio avere una relazione seria o fare il pazzerello in giro? Ma 21 anni, secondo me, diciamo,
Dipende dai gusti, dipende da qual è il tuo obiettivo. A 21 anni puoi definire un obiettivo. È ovvio che se tu a 21 anni fai lo studente, per dire, diamo una risposta interessante. Una dice di però se tu a 21 anni fai lo studente, non hai né arte né parte, e comunque quello che ti interessa, insomma, è fai esperienza. Se a 21 anni, come dire, senti la forte esigenza, hai già un lavoro stabile, hai già una situazione consolidata, e vuoi magari avere dei figli perché dici ma è meglio avere dei figli giovani, allora è meglio avere una relazione stabile. Ma se fai lo studente a 21 anni che studia all'università, puoi anche avere una relazione stabile, per carità, però forse ne vale la pena. Però una risposta, diciamo, io dico questo, quando una persona è maggiorenne vaccinata deve definirsi i suoi obiettivi. Cioè io non mi sento di dire a una persona per te è meglio questo, per te è meglio quell'altro. Io ti potrei dare la risposta a quello che vale per me. Però sinceramente non mi se... io posso aiutarti a raggiungere l'obiettivo, per dire, no? Se devi sedurre qualcuno, fondamentalmente. Ma dirti io qual è il tuo obiettivo, ti darei il mio di obiettivo. Per cui, sinceramente, non saprei darti una risposta. Cioè, potrei darti la mia visione, che però non è detto che sia quella giusta. Quindi, la domanda è interessante, ma, come dire, non saprei la tua situazione, siccome non sono nella tua testa, però ti posso dire che se tu ti poni questa domanda, probabilmente hai pensato ad avere una relazione seria, perché posso dirti che chi vuole fare il pazzerello in giro non si pone neanche la domanda. È come dire, se tu ti poni la domanda se ami una persona, la amo o non la amo? È evidente che, come dire, è più probabile che non la ami, perché se no, se uno ama, non si pone la domanda amo o non amo. Se tu ti poni la domanda, questa domanda qua, ti posso garantire che chi vuole fare il pazzerello in giro, diciamo, non si pone la domanda. Poi ai posteri, l'ardua sentenza. Comunque, nei bar di Caracas, se tu vai nei peggiori bar di Caracas, ad esempio, potrai trovare il boss malavitoso. Se non si ha, bisogna abbandonare. Beh, diciamo, dipende come stai con una persona, no? L'amore è una concezione mentale, poi, fondamentalmente, no? Quindi ci sono persone che magari... l'amore è formato da componenti, ecco, anche qua, esatto, anche qua fondamentalmente è difficile dire se cosa, perché, ecco, un altro errore che fanno molte malgasciane, ma poi voglio tornare al discorso e chiudere perché sono già mezz'ora, se tu pensi che un uomo sposato viene con te perché ti ama, ti sbagli, perché sta con la moglie, magari non c'è più sesso con la moglie, c'è sesso sporadico, ma io personalmente penso che il sesso non sia la parte determinante per l'amore. L'amore è formato da tante componenti, c'è sicuramente anche una componente passionale, ma è sicuramente minoritaria, soprattutto da una certa età in poi. Invece... c'è anche l'intimità che si crea tra due persone, c'è l'affettività, ci sono le abitudini, ci sono i progetti di vita in comune, ci sono tutta una serie di vincoli che fanno sì che una coppia possa stare assieme magari anche senza sessualità. Anzi, in questi casi io credo che l'amante contribuisca a rafforzare la coppia, perché se uno dei due o tutte e due, diciamo, hanno, come dire, delle trasgressioni esterne, riescono a, diciamo, a condividere molto meglio, no? Quindi questo è un po' il concetto di fondo. Ma tornando al discorso di prima, quindi noi dobbiamo usare la comunicazione non verbale in lettura, cioè io leggo i gesti dell'altra persona, leggo, diciamo, le cose che dice l'altra persona, le cose che fa l'altra persona, attraverso la gestualità, non attraverso quello che mi dice, attraverso i suoi comportamenti. Ad esempio, ha un comportamento attivo o un comportamento passivo? Ha un comportamento, diciamo, ecco, questo è un altro punto importante, è una persona che vuole dominare
o che vuole essere dominata. L'amante, io non credo che dividi sempre la coppia, ripeto, in alcuni casi sicuramente, ma in altri casi no, perché l'amante potrebbe essere anche una escort, per dire, no? Se uno va, un uomo che frequenta l'escort non si sogna mai di trova uno sfogo al di fuori della coppia, per fare un esempio, e va avanti. Poi ripeto, adesso questo non è il tema, magari faremo un'altra live su queste tematiche perché vanno sviscerate in profondità. Diciamo che bisogna venire in profondità per capire esattamente quali sono queste tematiche e come si manifestano. Questo è un punto fondamentale. E quindi tenete presente tutti questi fatti e potrete, diciamo, farvi un'idea di come si possono agganciare o non agganciare le persone. Ecco, questo direi che se voi fate questo riuscirete a conquistare e riuscirete anche a sedurre le persone che vi interessano. Nel frattempo iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché se vi iscrivete al canale e attivate la campanella riuscirete a, diciamo,